Il video di oggi facciamo un piccolo programmino in PHP per rendere disponibili in maniera facile e leggera le informazioni sul canale YouTube. Questo è il mio canale YouTube, sono loggato col mio account per cui vedo gli iscritti, le visualizzazioni e tutto quanto. Però volevo farmi un piccolo applicativo per vedere soprattutto le visualizzazioni e gli iscritti. Anche da smartphone senza dover consumare troppi dati. Come sappiamo, infatti, poi alla fine questi contratti con i giga di dati, guardando spesso le pagine web complicate come questa dove c'è tutto, consumano dati. Quindi volevo fare una pagina web molto semplice con la visualizzazione delle visualizzazioni degli iscritti del mio canale. In rete esistono dei servizi come Social Blade, che sono dei portali dove per ogni canale, andando a scrivere appunto il nome del canale, vengono date tutte le statistiche, quindi le visualizzazioni, i subscribers, gli upload e anche i proventi, cioè quindi diciamo, i click che si possono prevedere nel periodo. Anche questo comunque è un portale che consuma dei dati. Per fare una semplice pagina PHP, vado nel mio web server e creo un file chiamato testyoutube.php. Per fare l'edit di questo testo, di questo file PHP, uso l'editor Nano. Vediamo come è fatto il file. Allora, ho un tag HTML, poi apro, il tag PHP, uso una variabile homepage $, che chiama una nella quale viene memorizzato il risultato della funzione file get contents, che è una funzione PHP per leggere i contenuti di una pagina web. In questo caso ho messo Google, ad esempio, come primo esempio. In questa prima versione del programma, poi cosa faccio? Vado a filtrare i caratteri speciali della pagina HTML tramite questa funzione HTML special chars e poi faccio una stampa di questa pagina. Quindi in teoria questo programma PHP non fa altro che caricare la pagina, metterla in una variabile e ristamparla. Quindi dovrei vedere il sito di Google. Ora andando a caricare la mia pagina testyoutube.php, ecco che vediamo che effettivamente viene ritornata la pagina HTML di Google, ovviamente con l'indirizzo del mio server e senza i servizi di Google. Quindi il programma PHP in questa fase ha semplicemente letto la pagina web e l'ha ristampata. Per fare la stessa cosa ed estrarre queste informazioni, dovrò mettere l'indirizzo del mio canale nella pagina informazioni, dove vedo effettivamente che ci sono il numero degli iscritti e le visualizzazioni e dovrò andare a estrarre questi dati tramite il programmino PHP. Se con il browser Chrome utilizzo altri strumenti per sviluppatori, ho la possibilità di vedere come è composta la pagina web e vedo che queste scritte degli iscritti e delle visualizzazioni sono in chiaro all'interno di queste sezioni della pagina web. Quindi nel mio programmino PHP metto in commenti sulla pagina Google e vado a sostituire l'indirizzo della home page con YouTube Channel, il mio canale e la pagina About dove ci sono queste informazioni. Se salvo e vado a rilanciare la pagina, quindi ritorno qua sul mio server, la ricarico, ecco che vediamo che ha risputato fuori la pagina del mio canale con le informazioni che servono a me. Adesso devo creare una pagina semplice con solo una stringa, così consumerà pochi dati sul telefono. Per estrarre queste informazioni modifico il mio programma utilizzando due variabili, findVu e findI, con la stringa visualizzazioni e iscritti, che sono proprio le parole che devo cercare all'interno della mia pagina web. Poi utilizzo la funzione strpose di PHP che mi restituisce all'interno della pagina web che è memorizzata nella stringa HTML, qual è la posizione della stringa visualizzazioni? Lo stesso faccio per gli iscritti. Poi stampo a schermo queste posizioni in termini di numero proprio di dove si trovano le stringhe visualizzazioni e iscritti.
Ricaricando la pagina, quindi il PHP, mi viene restituito 90.134 come posizione dell'inizio della stringa visualizzazioni e 81.089 come inizio della stringa iscritti. Quindi a questo punto, se nel programma vado a prendere esattamente i caratteri che ci sono prima di queste stringhe, riuscirò a ottenere il numero. Quindi, come ultima cosa, vado a stampare a video la sottostringa della pagina web alla posizione dell'inizio stringa visualizzazione meno 17 caratteri. 17 salta fuori appunto dal testo plain HTML che sono andato a vedere, per una lunghezza di 6, perché adesso diciamo che 6 è un numero che contiene le 6 cifre delle mie visualizzazioni in questo momento. E farò la stessa cosa per gli iscritti. Quindi a video, se chiamo la mia pagina PHP, ecco, semplicemente verranno buttate fuori il numero di visualizzazione e il numero di iscritti. Quindi questa semplice pagina PHP che è raggiungibile da un qualsiasi telefono consuma pochissimi byte e mi dà immediatamente l'indicazione delle visualizzazioni degli iscritti attuali. Consiglio questo metodo a chi col telefono vuole vedere i suoi dati senza consumare troppi byte in download.